In che modo il passaggio dell'apostasia di Ebrei 6 funziona con quei cristiani che non riescono a sconfiggere la tentazione o ricadono sempre nei propri vizi a causa di qualche crisi di vita? L'apostasia non riguarda le prestazioni di un credente, riguarda la sua fede. Devi sapere che il contrario o l'opposto dell'apostasia non è la perfezione morale. Non saremo mai perfetti pur navigando nella sana dottrina. Conosco persone davvero buone e sincere che il tipo di chiese che frequentavano sottolineano così tanto la santità personale che erano spinte alla disperazione nel non essere in grado di raggiungerla. Il concetto di cristianesimo che hanno appreso da queste chiese li ha portati alla disperazione e hanno semplicemente smesso di procacciare la santità semplicemente perché non potevano essere perfetti. Quindi l'opposto dell'apostasia non è la perfezione morale. L'apostasia riguarda il rifiuto della fede e quindi della salvezza. L'apostata rifiuta che Gesù, morendo in croce per i peccati del mondo, sia la via della salvezza. L'apostasia non riguarda «Oggi non mi sono comportato granché bene, quindi sono un apostata». Affatto, non è così. Il rifiuto della salvezza e il non sentirsi moralmente perfetti sono due cose completamente diverse. La domanda più difficile sarebbe se abbiamo di fronte un credente che rifiuta l'insegnamento della scrittura per un principio etico e morale, dicendo «Non mi interessa quello che dice la Bibbia. La Bibbia è stata scritta da uomini fallibili». Per fare un esempio più specifico, immaginiamo un credente che, leggendo la Bibbia, afferma di rifiutare l'idea che Dio non approvi l'omosessualità. Ce ne sono tantissimi di sedicenti credenti che affermano questo, come i Valdesi per esempio, e per questo continuano a dire che erano insegnamenti antichi ormai passati, scritti da uomini, appartenuti a un popolo primitivo che aveva un'idea distorta della moralità e della sessualità. Affermano che Dio ha riformato certe sue leggi e che quindi oggi l'omosessualità è cristianamente accettabile o tollerabile. Sostanzialmente, questi credenti dicono «Non ci interessa che la scrittura insegni contro la sodomia, noi la approviamo lo stesso perché un Dio d'amore non può impedire a due uomini o a due donne di amarsi come si amano un uomo e una donna. L'amore è tutto». E questo ragionamento è diverso dal dire «La Bibbia effettivamente proibisce la sodomia e l'omosessualità, ma per me è difficile appormi a queste cose». Un conto è ribellarsi a prescindere e opporsi categoricamente, un conto è ammettere la difficoltà nell'accettare un determinato insegnamento biblico, pur facendo di tutto per allinearsi a tale insegnamento. Queste due sono prospettive completamente diverse. Il primo è un esempio di ribellione. La ribellione è quel sentiero che attraversi in cui devi chiederti seriamente se sei un vero credente o no della Bibbia e in colui che l'ha ispirata. Perché rifiutando l'insegnamento della scrittura, qualunque esso sia, sembra che non ti interessi nulla che colui che definisci tuo Signore e Salvatore voglia che tu viva in un certo modo. Quindi, come potresti mai confessare lealtà a Dio e al Signore Gesù Cristo con un atteggiamento di rifiuto dei suoi insegnamenti? Gesù disse «Chi mi ama osserva i miei comandamenti». Quando Gesù disse queste parole, non le stava dicendo in veste d'uomo o di rabbino, ma in veste di Hashem, di Dio in persona. Se ti definisci cristiano o seguace di Yeshua e sostieni di amarlo ma non osservi i suoi comandamenti, sappi che sei un apostata. Illuso di essere nel giusto. Se ti definisci cristiano e sostieni di amare Yeshua ma ti rifiuti di accettare la proibizione dell'idolatria e ti inginocchi dinanzi a una statua o fai pellegrinaggi chissà dove per guardare una santa reliquia, sappi che anche tu sei un apostata. Illuso di essere nel giusto. Ed è proprio questo che ti porta nel territorio dell'apostasia, ovvero quando ti rifiuti di accettare ciò che la scrittura dice sul tuo comportamento, in contrasto con il tuo fallimento perché sei mortale, perché sei umano. Ribadisco, sono due cose completamente diverse. Solo le persone coinvolte in questo combattimento sanno davvero dov'è il loro cuore. E io, per questo sentiero, ci sono passato. So di cosa parlo. Quindi la domanda per te è questa. Gli apostati sono quei credenti che si sentono scoraggiati a causa di una lotta interiore per il proprio fallimento etico o morale? O sono coloro che nutrono rabbia e si ribellano contro la scrittura e Dio e quindi contro ciò che Dio vuole che facciano? Ancora una volta, queste sono cose molto diverse. A te la risposta.